Ecco, iniziamo questa, insomma, questo momento di brindisi con, e vi ringrazio e vi ringraziamo per essere qui. È un Natale anche quest'anno molto, molto particolare per il fatto che purtroppo siamo ancora con le mascherine. In questi anni la città è cambiata, ci sono in corso una serie di trasformazioni importanti e il merito è principalmente di tutta la struttura amministrativa comunale, che è riconosciuta in alcuni settori come un'amministrazione di altissima eccellenza, e dobbiamo mantenere e continuare a elevare questa buona reputazione che abbiamo, soprattutto perché siamo in grado, e guardate, lo confesso, ci sono i giornalisti, ma lo confesso ugualmente, c'è un signore che ho ricevuto una telefonata di un ministero che mi chiedeva la partecipazione e la presentazione di progetti importanti, perché abbiamo questa reputazione ottima che siamo bravissimi a spendere i soldi in tempo zero con progetti estremamente importanti. Ecco, questo ovviamente mi ha fatto piacere la telefonata, ma volevo proprio oggi condividerla con voi, perché se c'è questa reputazione positiva è merito soprattutto di tutta la struttura. Il sindaco ha richiamato il dibattito consiliare che si è svolto nelle scorse settimane sulle linee di mandato. Tutte le cose che sono state dette, mi è rimasto impresso un passaggio che si è stato fatto. Il sindaco ha parlato di amministrazione fantasiosa. Chi conosce il rigore con cui il sindaco affronta il lavoro e ci guida nella nostra prospettiva di obiettivi, capisce come amministrazione fantasiosa non significa amministrazione superficiale. Significa coordinare, conciliare il rigore che il sindaco ci chiede con la passione, la fantasia con cui dobbiamo affrontare questo momento. Allora io vi invito, facendo mie le parole del sindaco, a continuare a essere rigorosi, attenti, precisi, professionali, perché siamo dei professionisti, ma introduciamo nel lavoro anche, insieme alla passione, un po' di fantasia, un po' di estro per non restare sclerotizzati in schemi che il contesto esterno ci chiede di superare. Grazie a tutti, buon Natale. Su di voi, sulle vostre famiglie, su tutti coloro che vi sono cari, sul vostro grande impegno a servizio della città, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E davvero auguri di buon Natale e di buon anno.